Si è svolta presso la sede della FIGC Delegazione di Agrigento una riunione con le società sportive partecipanti ai campionati dei dilettanti giovanili. Alla presenza del presidente regionale Santino Lopresti, a fare gli onori di casa, il presidente agrigentino Stefano Valenti. Il momento è anche servito per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività. Dei gadget e dei diplomi di appartenenza alla federazione sono stati consegnati ai rappresentanti delle squadre presenti all'incontro. Io vado veloce su quello che era l'argomento dell'ordine del giorno della riunione, in maniera tale che poi diamo il tempo al Presidente per un saluto e se qualcuno ha qualche cosa da dire. Noi abbiamo fatto questa riunione per diversi motivi. Il primo è che a metà stagione, sempre come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo il piacere di rilasciare le società che hanno partecipato con noi nelle varie attività, dagli allievi ai piccoli amici, un attestato di affiliazione. È un attestato che abbiamo pensato di dare alle società in maniera tale che possono anche mettere nella propria segreteria. Grazie Stefano, grazie ai dirigenti presenti, ai collaboratori della delegazione. Stefano, dicevo, abbiamo il presidente, per me è un fatto di normalità, voglio dire, essere d'Agrigento come essere in tante altre delegazioni. È chiaro che essere d'Agrigento è più facile, però credetemi che mediamente fare 7.000 km al mese si fanno perché poi si è presenti in tante altre delegazioni, perché io ritengo che sia giusto che anziché fare spostare una società da Catania a Palermo, se vado io a Catania ne posso ricevere 10 e non si spostano le società. Quindi, come dire, avvicinare il comitato alle realtà provinciali. Oltretutto a Palermo non è che c'è molto da fare, cioè quello che si fa a Palermo lo si può fare anche da Grotte, lo si può fare da Agrigento, lo si può fare da Catania, quindi, come dire, tranne le piccole cose che poi si possono sempre fare.